I padroni di casa, per dare seguito agli ultimi due risultati utili consecutivi, gli ospiti neopromossi ancora a caccia del primo punto in questa stagione, è Rivalta contro Campedelli. Dal centro sportivo Crespellano Bologna Cesena un saluto ad Andrea Belbusti. Manetti, scarico all'indietro dove si fa vedere Dolce, tanto all'indietro, addirittura sulla linea di metà campo, tutta dietro alla linea del pallone invece il club rossoblu. Parte il cross in area di rigore, non esce Apponen, la palla che resta lì, cross all'interno dell'area e passa in vantaggio il Cesena, lo fa con Toscu che all'undicesimo minuto mette in porta il gol dell'1-0. Il capitano del Cesena, attenzione a questo pallone all'interno dell'area di rigore, dove arriva Toscu che trova il gol del 2-0. La doppietta del numero 11, è un Cesena che prende di sorpresa gli avversari, riesce a raddoppiare al 27esimo minuto. Ma da ultimo uomo adesso l'estremo difensore del Bologna, Labetsky, perde un brutto pallone, allora attenzione alla possibilità, Mattioli a tu per tu, Mattioli contro Apponen, Mattioli, la grande risposta del portiere del Bologna che nega il gol al giocatore del Cesena. Grave errore in fase di impostazione da parte dei rossoblù, bravo, bravissimo Apponen. Va Baroncioni in porta, la parata da parte di Montalti, la palla che resta lì ancora, Montalti, grande risposta, occhio perché la sfera non è uscita, alla fine sì. Che grande parata da parte di Montalti, che vede sbucare la palla all'ultimo secondo, riesce a murare e poi in un secondo momento è bravissimo a gettarsi sul pallone. Secondo il direttore è calcio di rigore. Va Ebone! Sotto l'incrocio! La riapre il Bologna. Finisce qui il Cesena e spugna il centro sportivo Crespellano. Finisce 2-1 per i ragazzi di mister Campedelli, che conquistano la prima vittoria in questo campionato.